credo che già prima di adesso era dura stare a casa, in quella diversità in cui c'è dentro ogni casa, in cui uno ha un ritmo, uno ha un altro ritmo, uno può fare delle cose, l'altro può fare altre cose. E ora che siamo costretti a stare a casa, cosa succederà? Non credo che basta avere una casa, bisogna sentirsi a casa. E ci si può ammalare non solo di virus, ma ci si può ammalare anche quando ci sentiamo oggetti, se ci tolgono il respiro, se l'amore è sepolto dall'ansia, dalla paura di vivere. Questo stare in casa è tanta fatica, ma ogni fatica dell'amore porta frutti. Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo con Don Luigi Verdi, fondatore e responsabile della Fraternità di Romena, un luogo bellissimo, una pieve bellissima, situata nel Casentino, che abbiamo avuto modo e gioia, diciamo, di visitare qualche anno fa con un gruppo famiglie. E, Don Luigi, benvenuto. Grazie a voi dell'accoglienza. Grazie a te per la disponibilità, assolutamente. Abbiamo parlato di Romena, è un luogo di ascolto e un luogo di accoglienza, ma che cosa vuol dire vivere Romena? Allora, Romena è una pieve romanica del 1152. Io sono arrivato qui 30 anni fa, quest'anno è 30 anni della fraternità, dopo una crisi di prete mia. Io sono andato via dopo 7 anni di prete, ho chiesto un anno al vescovo, ho preso lo zaino, Bolivia, deserto, 3 mesi di qua, 3 mesi di là. Sono tornato alla fine dell'anno dal vescovo, ho detto, io torno a fare il prete, però voglio questo posto. Era questa pieve tutta diroccata. E la pieve, in tempo di fame, in un tempo di crisi, riescono a creare una bellezza come quella pieve romanica lì. Quindi la nostra idea è che la crisi è buona. E io sono partito dall'idea del figlio prodigo, visto che ho passato la crisi, avevo intuito 2 o 3 cose. E il figlio prodigo che prima rientrò in se stesso, poi chiede perdono a Dio e poi torna a casa. Quindi il cammino che proviamo a fare con le persone da 30 anni è, perché non è oggi il problema di convertire a Dio, tanto Dio è dentro tutte le cose, è dentro ognuno di noi, non vedo questa esigenza oggi, ma il vero servizio da fare è aiutare le persone ad ascoltarsi, che non si ascolta più nessuno, ad alzarsi invece di lamentarsi, sono tutte a lamentarsi, aprire gli occhi e guardare meglio. Se non si aiuta le persone, un figlio, la tua donna, il tuo uomo, ad ascoltarsi, ad alzarsi, a guardare, la soluzione poi è già dentro di loro e si muovono. La crisi è nata proprio da dentro di me, ma poi guardandomi bene la crisi era dovuta a 2 cose. Primo la timidezza, sono timido da impazzire, e secondo queste mani, no? Questi diti tutti tagliati, perché la mia mamma aveva preso il talidomide, questa medicina che le donne prendevano in quel periodo, migliaia di bambini senza gambe, braccia, mi è andata bene, ma quando ero bambino mi mettevano il costumino come tutti i bambini, mi buttavano in spiaggia, tutti a girarsi, a ridere, guarda quello zoppo, guarda che schifo, ho detto ora basta. Andavo al mare, mettevo i calzettoni per non mi far vedere perché c'ho una gamba tutta tritata, e toglievo i calzettoni alla riva, facevo il bagno, uscivo, me le rimettevo, nascondevo continuamente queste mani. Poi ho detto ora basta e trovai un salmo. La pietra scartata è diventata la pietra angolare. Mi sono detto perché le 2 cose più brutte di me, gli occhi e le mani, non può diventare il meglio di me. Mi sono messo a guardare tutti negli occhi fisso per un anno a costo di morire e ho cominciato con queste mani a creare tutto quello che quando riuscite a venire a Romena vedrete. Quindi la mia idea, diciamo, è trasformare la maledizione in benedizione. Per questo la nostra attenzione ultimamente ormai è alle famiglie, è ai giovani, è ai genitori soprattutto a cui è morto i figli, ed è ai religiosi. Voglio dare molta più cura da ora in poi ai religiosi, che è la dimensione più in crisi, secondo me, di queste 4.
Guarda, Don Luigi, io ho con me il tuo ultimo libro, bellissimo, Bambini e innamorati ci salveranno. E io da qui voglio leggere una frase. Sono giorni in cui capisci che sono la bellezza, la semplicità e la fragilità che ci aprono al futuro. Giorni in cui capisci che è questo, proprio questo, il modo nuovo per respirare in questo mondo. Semplicità e fragilità. Noi ci avviciniamo al Natale, siamo nell'Avvento. Con quali azioni concrete possiamo rendere semplice ed essenziale il Natale? Cioè, come possiamo riscoprire il valore e il significato vero del Natale? Sì, allora il Natale è la speranza che malgrado tutti gli strati di cenere che abbiamo accumulato, il cuore continua a vibrare, il cuore continua a essere vivo. Lo diceva Pasolini, l'astrazione è il male di quest'epoca. È stata un'epoca astratta e in fondo il Natale ci dice che invece la vita è concreta. E Dio si fa piccolo, Dio si fa fragile, costruisce da ciò che è debole, la più piccola città e la famiglia più messa da parte del paese. Eppure ci fa capire che la ruota della storia, che prima girava dal piccolo verso il grande, dal debole schiacciato alla fine dal forte, il Natale ci ribalta tutto. La notte a Betlemme è la storia in cui gira tutto all'incontrario. Dio che va verso l'uomo, il grande va verso il piccolo, quelli dei palazzi vanno verso la stalla, i re magi vanno verso un bambino. E lo diceva meravigliosamente una delle ultime parole di Ermanno Olmi: non si può amare un bosco se lo vedi solo come una fabbrica d'ossigeno. Se vuoi amare un bosco, inginocchiati e guardalo da vicino. Forse è l'atteggiamento più vero da avere in questo Natale. Inginocchiati, guarda da vicino, è quello che fanno i magi, i pastori. E nasce nella grotta aperta a tutti, sfrattati, poveri, migranti. È una porta aperta. Avete notato che i bambini sono molto felici a Natale, in genere. E gli stupidi pensano che i bambini sono felici a Natale perché hanno più regali. Non è vero nulla, non gliene frega nulla di quei regali ai ragazzi. Sono più felici perché i genitori sono più a casa, perché c'è più attenzione, magari perché c'è un sorriso in più. E allora il Natale è davvero tornare a sognare. Me lo diceva l'Abbé Pierre quando veniva qui: dovremo ogni tanto tutto spegnere perché rivivano le stelle e ci indichino la strada. Speriamo che questo Natale, con questo fermarsi quasi obbligato, che magari ogni anno si correva a fare regali da pazzi, quest'anno ci sarà un po' più di tempo di stare in casa, di stare calmi, di guardarci dentro. Proviamo a spengere davvero il troppo, di guardare le stelle e farci indicare la strada. Perché abbiamo bisogno di nuove visioni, di nuovi ideali, di sogni che ci mettono le ali. Possiamo percorrere strade che nessuno ha ancora percorso. Davvero un'occasione unica il Natale, perché è molto più il Natale per me di una festa cristiana, molto di più, molto più potente. È la festa universale del cuore dell'uomo. E allora spero che Betlemme anche quest'anno sia la casa del pane. Sapete che Betlemme vuol dire la casa del pane. Un pezzo di pane per la solitudine degli anziani, per la disperazione degli stranieri, per la paura della fine degli anziani, per la paura del futuro dei giovani. Io spero che questo sia il Natale.
Luigi, parliamo di fede. La fede aiuta a cercare la gioia. Gioia e felicità. Cosa ci vuoi dire? La differenza, che cos'è la gioia? Io, per me c'è una grande differenza fra gioia e felicità. Io sopporto poco questa parola felicità, nella Bibbia si trova quasi sempre la parola gioia e non felicità. La felicità è un compimento che arriverà chissà quando, ma io non posso aspettare la felicità, perché la felicità ha un opposto che è l'infelicità, o felice o infelice. E la felicità ha bisogno di condizioni, se tutto va bene è felice, se qualcosa va storto triste, è una vita da matti. Come quelli che lavorano 12 ore al giorno, lavoravano 12 ore al giorno per avere ogni 2 mesi 2 giorni di terme. Questa è roba da idioti, come a dire, io patisco, soffro, stringo i denti per avere ogni tanto un po' di gioia. Io vorrei provare gioia nel vivere, non ogni tanto un po' di gioia. E vorrei la gioia, quella vera, e la gioia delle piccole cose. La gioia, come dice Isaia, di quando si miete il grano, la gioia dei gesti. Perché vedete, quando è che proviamo gioia? Provi gioia solo quando non ti senti solo. Una madre che gli muore un figlio e va al cimitero e davanti a quella tomba sorride, non è pazza, sente che non è sola, sente che quel figlio è accanto a lei. E tutte le volte in cui noi siamo gioiosi è perché non mi sento solo. E tutte le volte che sei triste è perché ti senti profondamente solo. E allora amo la gioia, il più puro dei sentimenti. Vi ricordate, nella vita è bella, si può stare in un campo di concentramento e spremo gioia da quello che c'è. San Francesco che dice, frate Leone, si va dai nostri frati, col cappuccio, nevica, si va al convento e non ci riconoscono, ci buttano fuori, non solo ci buttano fuori, ma ci bastonano e noi si mantiene gioia, quella è perfetta Letizia. Quindi io amo la gioia anche se ti bastonano. O come dice Gandhi, il problema non è aspettare che la pioggia finisca, ma saper ballare sotto la pioggia. Ecco, quindi la gioia se nevica, la gioia se ti chiudono fuori dalle loro porte, se ti bastonano, un po' quella del Natale, quella in cui a Giuseppe, Maria e Gesù rimane la gioia così semplice e naturale, nonostante che molti li butteranno fuori. Una frase del Vangelo: venite in disparte e riposatevi un po'. Un po' come imparare, no? Adesso, legandola a questo momento, imparare a stare, a riflettere, a sostare nel tempo in cui viviamo, pensando che c'è sempre qualcosa di grande che dal male scatta e diventa forza del bene. Sempre dal tuo libro leggo che leggere i segni di questo tempo, farli maturare dentro di noi e trasformarli in germoglio di vita. L'attesa, siamo nell'avvento, fermarsi un po', imparare a guardare, no, con occhi nuovi tutto quanto. Ma come facciamo ad apprezzare comunque questo tempo che è difficile, è duro? C'è qualcuno che lo vive come un'opportunità, qualcun altro invece lo vede solo come un momento di dolore, di paura. Sì, è che noi scappiamo sempre dalla vita. Ormai sono anni e anni che scappiamo dalla vita, c'è un dolore e scappi, c'è una fatica e scappi, non ci siamo allenati a stare. Io penso che il regalo più bello che può offrire a chi ami è esserci, è smettere di scappare, stare dentro la vita con tutto quello che c'è. E invece la tendenza è proprio quella di uscire, di scappare, di non ascoltarci. Dicevo prima, ascoltarci, quanto sarebbe bello ascoltarci, che non lo facciamo mai, quanto sarebbe bello il silenzio, perché il silenzio è 100 volte più potente delle parole, perché risveglia ciò che dorme dentro di te. E allora sarebbe bello fermarci, ascoltarci, guardare meglio.
io sto preparando una nuova via, perché facciamo sempre ad ogni luogo, per esempio a Romena ho fatto la via della risurrezione invece della via Crucis, a Cuorle Wolfgang ha fatto la via dei sette passi, e ora nella nuova casa, nell'eremo di qui vicino, vorrei fare la via dell'alba, quella semplicissima, perché quando sei in crisi la cosa più semplice da fare è questi piccoli passi che sono dentro la via dell'alba. Primo, svegliati. Il primo passo, svegliati, sembra banale ma è potentissimo, perché siamo addormentati dentro. Svegliati, alzati, ascolta, guarda e immagina. Ecco, io provo a fare questo, io non ho fatto altro che in questi mesi che seguire le stagioni, seguire la primavera, poi seguire l'autunno, seguire quello che c'è davanti a me, cioè senza agitarmi, accogliere quello che c'è. È bellissimo Papa Francesco che dice: non sopporto più due parole, vincere e perdere. Amo solo una parola, pace. Ecco, il regalo più bello che possiamo offrire alle persone è la pace del cuore. Vedete, in questo tempo è come essere in un mare agitato, e quando sei in un mare agitato, più ti agiti e più affoghi. La saggezza, quando sei in un mare agitato come oggi, è fermati e trova un punto di pace nella tempesta. Io auguro a tutte le persone di trovare un punto di pace in questa tempesta. Vedete, le pieve romaniche, come la mia, ci dicono che ci salviamo insieme, che non ci si salva da soli. E allora sarebbe molto bello vedere la bellezza che c'è dentro questa umanità. Io apprezzo ancora di più mio padre che è morto, mia madre, i miei fratelli. Sto apprezzando di più i collaboratori che sono qui a Romena, le persone che incontro, perché sento che nonostante la tristezza, la malinconia, c'è dentro la forza della vita che li spinge ad alzarsi, che li spinge a muoversi. Luigi, la nostra chiacchierata si conclude qua. Io ti ringrazio davvero tanto per averci dato questa possibilità di parlare, di ascoltarti, e auguro a te e a tutta la fraternità davvero un buon Natale. Speriamo di venirci presto, no? Di venirvi a trovare presto. E vorrei concludere con una frase che ho letto proprio sul sito di Romena: il silenzio sia custode dei giorni e la luce ci illumini gli occhi. Quindi buon Natale a voi e un buon Natale a voi tutte famiglie dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Famiglia. Grazie ancora Don Luigi, grazie. Buon Natale a tutti. Grazie.